Buongiorno, sia reduci del Rimini. No, è stata un'esperienza bellissima, consiglio a tutti. Cioè, è stato bello finalmente darsi un volto. E quindi non so come ringraziare, è stato veramente bellissimo davvero conoscersi, darsi una faccia. È incredibile, ho fatto un milione di figure di tanto si può dire. Perché poi ti sbagli, cioè, dopo una persona che hai sempre visto attraverso con la quale hai chattato, è tutto un colpo, è un corpo fisico, fai delle figure che lasciamo perdere. Comunque, vabbè, è stato veramente bellissimo, quindi grazie infinite a tutte. E fortunatamente in questi 3 giorni non ci sono state nemmeno delle news drammatiche, quindi abbiamo anche delle cose, avremo modo di fare approfondimento dei tanti temi usciti. Fra l'altro è proprio bello in questi contesti, che è girando in corridoio, facendo amicizia, che nascono mille idee. È veramente bello condividere, conoscersi, è un'esperienza magnifica da fare il più spesso possibile in ogni luogo e in ogni dove. Comunque, Instagram, arrivano le storie in bozza per tutte, il che fa piacere. Io 14.5, in Italia il 47% della gente ha detto no, il 24% ha detto sì, quell'altro non si sa ancora. Però insomma, è andata meglio che all'estero. Google, adesso ti Soft 404 te li dà per dispositivo. Fra l'altro ascoltavo un'interessantissima dissertazione su dispositivi, sono andato a calcolare anche la velocità dei siti, quindi FCP e via dicendo, per dispositivo può essere molto interessante. YouTube aggiunge automaticamente i capitoli, che fa tanto piacere, visto che era una rottura di scatole. Arriva Facebook Pay, l'abbiamo già detto 20 volte, ma siccome è enorme, meglio dirlo anche 40-50. Questa sarà veramente curiosa. British Airways hanno chiarato e ora deve pagare tutti i clienti a cui hanno preso i dati, li deve risarcire. Pensate quindi all'importanza del dato e come bisogna tutelarsi. Flock e il futuro degli audience. Questo è interessante, no? Si sta passando quindi dal deterministico al probabilistico, queste insomma, è bene pensarci. Gorilla, del servizio, quello che ti consiglio in 10 minuti, si fa la carta di credito sua per accedere agli sconti, eccetera. È incredibile, sempre più, come ogni azienda ormai voglia fare tutto, ti gestisce proprio il contante, vuole tutto di te. Questo è veramente impressionante. Come progettare un blog? È bellina questa cosa qui, ci sono anche delle riflessioni non scontate. Tipo, e ora suona la campana, metterci la foto aumenta la qualità del blog, di chi l'ha scritto l'articolo. Facebook lancia Bulletin, che è la parte di newsletter, anche questa è enorme, va seguita. Eventi digitali a non perdere, seguite Andrea Romoli perché dà un sacco di informazioni utilissime. Francia, multa 500 milioni di euro contro Google per la disputa sul copyright. Praticamente gli hanno detto, sì, va bene che ora metti i testi delle testate giornalistiche, eccetera, eccetera, però se decidi il prezzo, va bene, uguale. Quindi, insomma, sono lì che si scandano. WooCommerce, annunciata vulnerabilità. Dal momento che WooCommerce ce l'ha, abbiamo più WooCommerce che probabilmente, magliette. Quindi, bene starci attenti. Infine, ho scoperto il meccanismo alla base della trombosi del vaccino AstraZeneca. Questo è veramente curioso. Praticamente l'anticorpo si va a legare ad una proteina, in rarissimi casi, ma può avvenire, creando quindi un grumolo. Quindi se vi interessa potete andare a leggere l'articolo, che è sicuramente interessante. Detto questo, ancora infinite grazie a tutti e fate amicizia, perché a me quando mi capita sono contentissimo, quindi non posso che consigliare a tutti. Buona giornata. Ciao.